Ciao, buon pomeriggio, signor Fredex. Pomeriggio. Ciao. Ma no, sento. Senti? Colpa mia. Bea sente Holly. È partito un la 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 la. E tutto si risolverà. Bea, il 25 esce il nuovo album. Io. Allora. Il 25. Ti siedi? Oh, io vi sento! Io no. Perché io no? Perché tu no? In ritardo, ma vi sento. Cioè, di nuovo? Allora. Ah, perché se le tocchi cosa vuol dire non mi senti? Musica. Sto parlando a fianco a te. Sì, ma non ti sento nella cuffia. Non devi sentire me nella cuffia, devi sentire il gioco. Ah, solo il gioco? Quello ti interessa. Vabbè, ho capito, ma non sento neanche il gioco. Allora. Io non sento niente. Allora, intanto un piccolo aneddoto che abbiamo già raccontato. Oggi abbiamo parlato di Silent Hill in classe. Ah. Ma proprio inerente alla lezione, perché questo prof di comunicazione ha tirato fuori il suo libro di foto e c'era una foto col titolo La nuova Silent Hill. Ti giuro. Ed era basato su una cosa che io sapevo già. Era una foto fatta su Centralia, che è la città che ispira Aspetta, Silent Hill. Metti pausa mentre. Metti muto mentre parla. No, semplicemente abbassi. Sì, vabbè. Allora, e niente. Era una foto di Centralia, che è la città basata. Su cui si basa Silent Hill. Sì. E niente, l'abbiamo letto in classe. Okay. Era interessante. Proprio oggi l'abbiamo letto. L'ho letto qualche un po' di giorni fa. C'è stato un incendio sotterraneo, una cosa del 69, 68, 67, sì, e non ci abita più nessuno, è morta. Però non è Chernobyl, non ci puoi andare perché le radiazioni, solo che è tutto distrutto. Ho visto questo contenuto che parlava di centrale. È stato un bel dibattito? Non c'è stato dibattito, ho letto e basta. Ah, ok. Sento, ma chi ti chiama? Non ho detto niente. Allora. Vado a prendermi da bere. Sì, vai pure. Proprio ritardato. Sì. Ciao, siediti. Ah, c'ho ancora la maschera di Pyramid Head. Ok. Che fa così? Aspetta. Parecchio in ritardo. Parecchio in ritardo. Adesso che vado a prendere la bella. Aspetta. Meno male. Un telefono. 100 euro. Ma dovevi. Ogni tanto si blocca. Allora. Flexare anche qua. Io intanto ero riuscito a risolvere. Aspettate. Ero riuscito a mettere le funzioni del. Prof. Pecora disturba. Ho visto. Lo deve capire da solo, però. Ma mi disturba a me. Perché non vanno? Ah, ok, adesso. Allora, sei nella cosa dello spinosaurus. Ciao, mira. No. A me si mira. Blocca. Adattivo, adattivo. Colpisci. Non sprecare le munizioni. Vabbè, ho detto Jesse. Allora, colpisci. Niente, e guarda, cioè si vede la vita sul joystick finalmente. Ok. Comunque. Mi si blocca. Sì, ma non serve a niente che state 2 ore a dirmi che vi si blocca. Tanto succede lo stesso. Allora non sentiamo quello che c'è nel gioco. Ho capito, ma l'hai già comunque detto. Comunque il gioco non si sente, si sente solo la sua voce. Non è possibile che non si sente. Ma non c'è niente. Se riuscissi a sentire. Non hai sentito gli spari. Sono
Io l'ho sentito. Sono a pecora disturba. Mi ci sente? Siete voi? Aspetta, vediamo se adesso finisce. Inizi cosa? Che inizi a giocare, che si senta anche. Ma dovresti già sentire questo, questo, la soundtrack. Non li sento, non li sento. Sento ancora di alzare. Parliamo. Di bere il sale. Senti, ma... Così al massimo. Mettiti le mie cuffie. Questa adesso. E tu? No, 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 senti come si sente, che io lo sento bene. Vai, parti. Sì, è vero, vabbè, è un problema del tuo telefono. Lo so, anche che si blocca un problema nel mio telefono, ma... Usate il telefono di mamma? Sì, sì, adesso... adesso lo trovo. Con le sue cuffie. Allora. Come si chiamano le tue cuffie? Le tue cuffie? Le sue cuffie. Ma usa le tue. Ma no, si sentono meglio le sue. Vabbè, uso le mie. Le mie sono pacche, perché se le tocchi salta tutto. Allora, in seguito a ripetuti smarrimenti, d'ora in poi le chiavi sì, dovranno... Ma aspetta, ma, oh, ma devi parlare per collegare delle cuffie. No, voglio che aspetti, perché non vedo cosa stai facendo. Oh! Vai, partiamo. Madonna, ma cioè... Dai, basta. Ho sette volte la mia voce da ogni lato. Metti a quattro le cuffie e si sono scollegate. Te l'ho detto. Allora, dov'è il Bluetooth? Qua, le mie cuffie. Ah, sono qua. Beh, basta che non ci metti il dito sopra perché si scollega per i cazzi suoi. Toh. Adesso la metto il cio. Picciolo. Dal gruppo. Guarda lei, si guarda le unghie, carina. Sky. Posso andare? Sì. Bene. Allora, avevo trovato una nota. In seguito a ripetuti smarrimenti, d'ora in poi le chiavi dovranno essere disposte nell'armadietto alla fine di ogni turno di lavoro. Tutto il personale è tenuto a memorizzare la combinazione del lucchetto e a non divulgarla a persone non autorizzate. In caso di problemi rivolgersi alla caposala dell'ambulatorio numero 3. Infatti qui ho visto che c'è un armadietto con un lucchetto. Looks like there is a key in there. No combination though. We should look around. Might be written down somewhere. Ok. Tra l'altro il gioco, considerate che io prima lo dovevo tenere a basso, invece adesso tengo tutto al massimo. L'ho trovato, ho capito come risolvere, come farlo girare meglio. Io però un po' il volume del gioco lo alzerei, perché si sentono più le nostre voci del gioco. È normale, soprattutto se sì, hai degli auricolari. Adesso lo alzo. Il direttore ha richiesto le cartelle dei tre pazienti decisivi. Sa di chi parlo, potrebbe parlarle nel suo ufficio? Portarle. Tre pazienti decisivi. Sappiamo chi sono. Scott, Harry e Mildred. Più alto di così, cioè al massimo. Non è che dici... Scott, Mildred. Poi mi metto chiuso. Ok. Le
perception non hai fatto. Qua? Chiuso. Oh, non ci credo. Tutte con le facce oscurate. E lì, è lì. No, c'è un altro quadro. Ah, scusa. Hughes, il dottor Axion. Perché il dottore ha tipo una punta in testa, una maschera? Se parli così non ti si sente. Sì, sì. No. Mi sto sentendo. Vabbè. Due volte. Buio. Ah, non viene in bagno, Maria. Ma si sa che genere di ospedale sia. Allora, cosa intendo io quando dico che non ti si sente? Non è che non ti si sente, è che poi quando parlo io la mia voce è automaticamente più alta. Ok, cosa intendi? Che si dice se è un ospedale generico o tipo uno psichiatrico. Sappiamo solo che è un ospedale. Ah, psichiatrico lo è perché abbiamo trovato a volte chiave. Sicuramente è anche psichiatrico. Biglietti, ma anche pensando all'originale trovi solo documenti di pazzi. No, ma poi i pazienti sono tutti assassini. Sarà uno psichiatra. Guarda che luce. Bello, curvisco. Ricordati, se soffri di scarso appetito o notevole perdita di peso, insonnia o ipersonnia, mancanza di interesse o di desiderio verso normali attività, senso di autosvalutazione, calo di concentrazione o di capacità di pensare, contatta un medico al più presto. Hai capito? C'è un problema? Io soffro di tutte queste cose. No, aspetta, c'è un problema qui. Il quarto rigo dice feeling of worthlessness or guilt, che sarebbe autosvalutazione o di colpevolezza. Ma non c'è or guilt. Guilt è colpevole. Sì, di senso di colpa. Perché non legge perché James non legge colpevole? Ma non lo legge solo in italiano. La domanda è: questo è un errore o è voluto? Non lo so. Però è molto realistico come fatto l'ospedale. Sì, però la devo ancora capire di essere lì. Chiuso, ma possiamo fare così. Che? Sì. Cosa? Non è così. Si sente casino comunque al piano di sopra. Andiamo. Ho paura che sia troppo alto però adesso il volume. Pensa a dopo quando combatti. No. Ci caccheremo sotto. L'ho scritto in modo che tu possa finalmente ricordarlo. Quando sarai all'ingresso dai un'occhiata in giro e ricorda. Infermieri, medici, alberi. Alberi. Appunto dell'infermiera. No, proiettili del fucile. Ah, ce l'hai? No, vero? Eh no. Lo troverò. Morirà. Aspetta, ho aperto tutto. No. Tutte quattro volte morirà. Sono riuscita a collegare le mie. Ho scaricato tutto. Guarda là. Non si vede niente. Tante cose chiuse. Fa vedere il mappa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. E vabbè. Laura, wait. It's okay. I don't want to hurt you.
Dai, non è così in ritardo comunque. Why would she run from us? I don't think she likes me very much. No, but why? 5-10 I don't know. Ma una bambina. Ma chiuso. Che motivo può avere per finire a Silent Hill? Cioè, non ha un motivo, ci abitava già. Non è una di quelle che è impazzita e si è ritrovata lì. No. Ah. Lei non vede i mostri. Ah. Non vede niente. Oh, Mara. Mara. Maionchi. qua però è tutto chiuso, io non c'ho niente. Niente. Magari ti sei perso qualcosa prima. Hai trovato altre foto? No. Quella lì il fucsia non l'ho vista io. Abbiamo trovato al Heavens. E anche questa. Ma tu che... Pronte a stracciare. Però qua è ready to kill it. Okay. Dici che ho perso qualcosa, Bea? Se è tutto chiuso e tu non hai chiavi. Questo è quello di prima. Perché quella è cercata più di altri? Perché dà su un corridoio, non su una semplice stanza. Ma anche credo. Quella. Vado a riguardarlo. Cosa guardavo? I drapponi, eh. Brookhaven 1920K. Cos'è K? Guarda... Circa, dovrebbe essere, forse. Circa, sì, circa. Bagno abbiamo visto. Inner World. Oh, non so perché la cerca. La cerchi. Riguardiamo. Poi, la reception. Ho sentito un tonto. No. Combinazioni non ne abbiamo. Questo lo sappiamo. Ma scusa, quel coso che serve la combinazione, no? Aveva una frase, qualcosa, un enigma che diceva come potevi trovare questi numeri? Lo dico subito. In seguito a ripetuti smarrimenti, d'ora in poi le chiavi dovranno essere riposte nell'armadietto, ok? In caso di problemi, rivolgersi alla caposala dell'ambulatorio 3. Ma non puoi girare il foglio. E dov'è l'ambulatorio 3? Qua è ambulatorio 1 e sarà il terzo piano. Lì. No, lì. No, è lì. Lì. Sei entrato? Sì. E sei venuto fino a qua. Perché? Infermieri, medici, alberi. Ah, è la nota che abbiamo trovato prima. 3? Aspetta, pensiamo. Infermieri, medici, alberi. Le frecce sono a direzione. Possono essere. Secondo me ci serve andare in quella stanza per capire. Aspetta che riguardo dov'è la nota. Infermieri, medici, alberi. Rileggi tutta la nota. L'ho scritto in modo che tu possa finalmente ricordarlo. Quando sarai all'ingresso, dai un'occhiata in giro e ricorda. Quando sono all'ingresso. Non può essere le foto. Vai lì. Ah, qua non l'ho visto. Is that a gun cabinet? È un hospital? Yeah, but it's empty. Somehow that seems worse. Norme di sicurezza per il fucile a pompa. Direzione sicura. Mantenere l'arma. Vabbè. Levare il dito al grilletto. Non mettere il dito sul grilletto se non si è pronti a sparare. Tenere l'arma scarica quando non viene usata. Caricare l'arma solo quando si è pronti a usare. Ok, ma perché c'è un armadietto di armi in un ospedale? Perché magari se uno diventava violento. Infermieri, guardati medici, alberi. Non puoi uscire. Guardati bene. Su, lì. Guarda qualche. Ma no, non penso. Secondo me c'entrano qualcosa i quadri. I quadri erano infermiere, medici, alberi. 4. Aspetta, infermieri 2. No, quelli sono dottori. Ah, no. Conta. 1, 2, 3.
4, 5, 7, 2, 4. 7, 2, 4. Ah, si è dissolto. Second floor? Basement. Basement. Sotterraneo. Of course. Seminterrato. Sotterraneo. Però letteralmente basamento. No, basement. Basement. This place feels so empty. More than the other places we've been. Ma in che posti sei stata con me, Maria? Scusami. Che l'appartamento li ho fatti tutti io. Ma abbiamo mai mangiato assieme? Io c'ho paura delle infermiere, più che altro. Eh sì. E tieniti la pistola. Vabbè, la radio funziona, sì. Oh! Ah, ma Maria. Maria, fai cosa? Ma è chiuso. Aspetta che non ho visto la mappa. Lì. Vai, vai. Locale caldaia, locale caldaia, locale tecnico, deposito, lavanderia. Manutenzione, stanza smaltimento. Ma si scende ancora, tra l'altro. Che ansia. Sembrano le prigioni, non sembra. Ma che paura. Madonna. Io volevo aspettare di arrivare a fare le prigioni. Poi volevo andare a visitare le prigioni delle nuove. Che? Le prigioni delle nuove. Delle prigioni come quelle. Fatto uguale, voglio portarti. Ok, io sono stato in una prigione. Quella di Vallette, non ti ricordi in gita? Sì. No. Sei andato a fare? Non si accende. È una guida. È una visita guidata. Boh, per sensibilizzarci. James Tangler. Radio. Ah cavolo, aspetta. Ti caghi addosso per il... Sì, perché lo sentivo. Lo so. Allora. Io non ho mangiato. Oh, guarda come si vede. Ancora. Ho capito che si vede bene. Mamma, ma si vede bene. Ti puoi irregolare. Vieni, non flexare. No. No, io. No, non è il fatto che si vede. Come si vede. Il ciò. Tra quello che trasmetti tu a quello che mi arriva a me. Io di quello parlo. Ma il problema è che io sento la radio. Maria Madonna. Sento la radio ma non so chi c'è e dov'è. Guardati intorno. Porco! Oh, oh! Era prima, non c'è, da dove è spuntato? Da dove è spuntato? Mannequin. Chi è? Mannequin. Maria? Oh, Maria? Maria? Qua è, dov'è? La dovrai abbandonare. No. Oh! Ma cosa to? Ma secondo te la possono uccidere? Eh sì, se l'attaccano. Attaccano.
Sì, però Maria se ne va in giro da sola. I think you just saved my life back there. Buongiorno. I did. Yeah. Mamma mia. Gasoline. Gasoline. Guarda, adesso voglio vedere l'animazione di lui che se lo mette nel taschino. Beh. Comunque sì, mi abbasso un po' il volume. Grosso. Tanto. Non danno a metterlo in tasca. Oh, qua. Bravo. Ehi, oi. Lo sapevo, era scontatissimo. Ma dai, ho schivato. Basta, non voglio usare colpi da pistola. Ok. Ma ormai. Ma. Lei in mezzo al cazzo. Lei è sempre in mezzo, sì. Di nuovo non li vedo. Oh. Ma oh, cosa? Si fa rumore. Ok. Cioè si è alzato così. Boh, non so. Cosa ridi? Is it over? Hey. Oh, ma non si può uccidere sta Mary. No. Maria. Ma una era già uscita. Spedale Brookhaven 1932. Ma ogni piano una mappa diversa. Non lo so, ma vedo delle differenze rispetto a questa. Guarda qua. Ah sì, guarda quanta roba è stata cancellata. Eh? Oh! Vedi, è tutta roba cancellata questa. Perché è stata chiusa? No, non è stata chiusa, magari è da ritrovare. No, quella che c'era nella vecchia mappa. Che qua, no? C'era una piscina prima, nei seminterrati. Non te lo dà il flashback? No. Andati fuori. Ah, perché c'era la tanica ma era vuota. Giustamente. Allora poi con il dito che fa scendere la liquida. Ottimo. E se le mette in tasca? Sì, no? Radio. Questa dove la mette? Maria? Maria è qui. Maria. Ehi. Controllali bene, che fanno spesso anche finta di morire. Ma oh, siete veramente una cosa. Che bello, io sento il rumore della radio dal tuo joystick e non dalle mie cuffie. No,
quindi da dove è tirata fuori satanico? Può sapere zanno, l'ha trovata? Cosa ce l'ha? No, l'ha trovata. No, mette tutto in taschino. Sì, ma dove l'ha messa? Ma quindi ho attivato il generatore per cosa? Il taschino. Oh, che? Ho sentito una molestia. Ah, adesso si apre. Ok. Vabbè, ho attivato il generatore. Ma qualcosa sarà servito, no? È lì, potrei interagire. Questa sarà ancora chiusa, sì. È il disegno di prima, abbiamo visto. Qua però adesso è buio. E beh, sarà fatto notte, no? Pensa, mamma, cosa, perché abbiamo dovuto accendere il generatore? Per l'ascensore. Sì. Andiamo al secondo. Direi di sì. E beh, quello. Ma non sono tre piani, quindi. No, tre. Sono tre. E il tetto, immagino. Fuori piove. Fuori piove. Quindi non è del nonno, nell'Otherworld. Adesso mi riposo un po' qui, gli dice. Grazie. Hey. You okay? I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Ma quale sbaglio? Maybe you should rest. Yeah. Okay. So comfy. So comfy. I'm gonna go look for Laura. I'll be back as soon as I can. James? I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. Pensaci invece. Get back soon, okay? Sorry, I just need a moment. I'm all right. I'm just tired. Vabbè. Morta? Ma no, è stanca. È morta e parla. Prenditi cura delle cose importanti, al resto ci pensiamo noi. Centro di cure palliative di Toluca. Ok.
Cosa vuol dire palliative? Non lo so. Che servono solo a pagliare, perché... Cioè, se una malattia è terminale e devi morire, ti alleviano solo i dolori, quello che possono fare. La vogliamo affrontare? No, prima guardiamolo nell'ombra. È molto passiva però come infermiera. Mi ha sentito. Fa solo così. Ehi! L'ho visto. E strisciava. No! L'hai visto? Lì dietro c'è il mannequin, sì. Oh. No, non ci vengo lì. Ecco. Dai, affronta il male. Ah, ti ho beccato io per primo. Registrazione o no, era solo una che ansimava. I suoi disegni cosa sono? Fuori di proiettile, mi sa. No. Infermiera, evitiamo magari. Dai, uccidila. Va bene. Paura che sia forte. Infatti. Oh! Mi spinge. Aia! Aia! Oh! Si è buggata. No, sono da evitare, sono veramente forti. Madonna. Basta! Ah, perché ho il silenzioso, non mi ricordo, dimmi. Thank you.
guarda dove sono io. Ho capito, sì. Non è un 40 secondi. Tastierino. Il codice è stato ripristinato come concordato durante l'incontro di ieri nella sala d'attesa. Come ho detto, non voglio che nessuno lo scriva su dei foglietti per farmelo trovare. Comportatevi da persone responsabili. Ok. Cos'è sto casino che sento qui? È l'ascensore che si apre e si chiude perché va. Interessante. Non puoi interagirci. No. Laundry e lo spogliatoio. Oh, flashback. Ah, la carta carbone blu, sì. Mi ricordo. Non me la ricordo. Lo so. È difficile ricordarti un'inquadratura. A meno che non l'hai giocato 20 volte. Gli altri posti me li ricordavo. Beh, questa è un'inquadratura secondaria, meno significativa. Sì. Sì, però madonna, ma ci vuole tanto a dire sto facendo una cosa, ora non posso. Vabbè. Da sola, aspettate, non mi vedo. Proviamo i grilletti, ma non fa così. Che figo! Premi a destra. Premi a destra. Ma sparo. No, premi solo a destra. Però anche se io non vado fino in fondo, lui attacca lo stesso. Questo no. Vabbè. Ma più che grilletti è bello il feedback attico. Praticamente, oltre alla vibrazione, qua sotto sono presenti dei sensori che ti fanno percepire delle cose. Tipo, che ne so, la pioggia di James sulla giacca che scorre. Non so come spiegartelo, è una sensazione particolare. Quando capita mi fai sentire. Sì. Evviva! E riesco. Mi basta che mi faccio. Cioè, io potrei avere gli occhi chiusi e ti dico cosa sta succedendo. Io riesco a percepire le azioni che avvengono sullo schermo. Non andare lì. Amore, ho paura, non lasciarmi. Amore! Amore. Ma aspetta. No. Ho paura. Andare a prendere un bicchiere d'acqua. Adesso che ho detto giochiamo. E 2 secondi. In tutto questo tempo? E 2 secondi ci metto. E non c'era nessuno nella. E vai! E sta andando! No, sta dicendo è. Parli troppo. Quindi qui c'è un tastierino e a chi ha fatto la combinazione di quel tastierino si è raccomandato di non lasciare la combinazione scritta su un foglietto.
scritta su un foglietto. Magari qualcuno l'ha scritta sui muri da qualche parte. Wow, guarda quante mappe che ho. Dai, ricolpi e cure sto messo bene. Cosa stai facendo? Niente, vi aspetto. Ok. Ai, letto. Oh, c'è una cosa qui. Guarda da solo. È un quaderno. Cartellino. Che brutta stanza. Fa venire ansia. Un occhio. Trascrizione di un'intervista a un paziente. La seguente intervista è stata svolta con non si sa chi in seguito all'incidente numero 071. Ricordo che ero in acqua, mi sentivo vuoto. E poi ho sentito lui che mi fissava. Era vicino, molto vicino. Dovevo uscire, dovevo scappare. Ma lui mi seguiva, continuava a fissarmi, così l'ho fatto smettere. Ora mi sento di nuovo vuoto. Possiamo tornare in piscina? Ah no, era una domanda. Che cosa è successo? Niente. Quell'occhio cos'è? È un occhio. Oi. Eccolo lì. Ti prendo di sorpresa da qui. Ehi, ti avevo preso prima io. Dai. Ma porca miseria, oh. Cosa hai detto? Non era pronto. Che piano sei? È sempre al secondo, mi sembra. Sì. Scorcio? Sì. Scorcio anche qui. No, zona nuova. Cos'è? Lì cos'è? Cos'è quello? Ah no, quello, pensavo cosa guardavo. Cos'è? Non lo so. Una padella? No. Come no? Una padella per fatta a forma di avocado. Ah, per... io pensavo alle padella per cucinare. Oh. No. Maria? Ah, non c'è. Maria, non c'è. E qua? Una finestra. Ti ci dovrai lanciare, secondo dici? Me. Sì. Aspetta, guardiamo prima questo. Poi un mannequin nel bagno, cioè. Salvataggio.
Ok, possiamo proseguire. Però la luce mi striscia. Boh, era una luce. Oh, che bella stanza. È bello studio del dottore. Perché un dottore dovrebbe modificare la sua voce per dire una cosa del genere? Braccialetti. Tre braccialetti. Devi trovare tre braccialetti. Oh, questo è nuovo. Questo... Allora, sono pianeti. Non solo. O solo. Sono simboli di pianeti. Giove, Venere, Urano, la Luna, il Sole, quello non c'è, quello non lo so, Mercurio e Marte. Okay. Solo cerco quello lì che non sappiamo cos'è. Questo? No. Vai. Ci si apre. Qual era quello, il cerchio con le lineette? Paziente numero 130, designazione 1000, 2000, aspetta. Un segno sotto c'è già. Designazione 295.3, stanza numero S3, trasferita a L1. Sintomi iniziali, forte ansia costante, diagnosi attuale. I sintomi sono intensificati e sono sfociati in paranoia conclamata, allucinazioni visive, raccomandazioni. Aumentare i farmaci, non può essere lasciata da sola, femmina. Trasferire a L1 per una nuova sorveglianza più stretta. Paranoia conclamata non l'ho mai sentita. Quindi L1 saranno le stanze quelle imbottite. Quelle di isolamento, dici? Sì. Paziente numero 90, designazione 298.0, stanza numero D1, sintomi iniziali, allucinazioni sensoriali, diagnosi attuale, insonnia, rifiuto cibo e acqua, le allucinazioni persistono, raccomandazioni, alimentazione, idratazione forzata, bagno necessario da effettuare nella sala dei trattamenti, sonniferi, sorveglianza costante. Paziente numero 50, designazione 301.3, stanza C1, sintomi iniziali, scatti di violenza improvvisa, allucinazioni visive e uditive, diagnosi attuale, depennata. La terapia in corso è
ritenuta efficace, gli scatti improvvisi sono diminuiti, interazioni sociali migliorate. Quindi tutti i miglioramenti non ci sono. Sono stati depennati. Cosa manca? Raccomandazioni. Proseguire con la terapia in corso. Anche qui, depennato, l'acqua ha un effetto calmante. L'aveva. Quindi qua sono state cambiate. Che strani cose. Queste valutazioni. Belle. Però quello che è depennato dovresti dirlo. Ma magari non te lo vuole dire. L'ha detto. Sì, nel senso non c'era un'alternativa. Dipende come è andata a finire. Comunque quello che ci assomiglia di più è il simbolo della terra. Ah, sì, possibile. Però cioè, lì nel gioco è solo metà più, e invece su internet dà proprio il cerchio col più intero dentro. Quindi non so. Allora forse. Però cioè è quello più simile, quindi. Aia. Vabbè, non so sparare. Ehi, ho schivato. Ma è fortissima, Dio santo. Le prigioni come l'hanno fatta. Qual è la tua zona preferita? Ospedale. Ospedale. Però dipende, se mi parli anche degli altri giochi. No, questo. Alberi. Ma chi è che respira? È la soundtrack. Ma respira. Molte delle soundtrack richiamano respirano. Il respiro affannato. Respirano. Sì. Un corridoio. Brutta stanza. Fa paura. Sai, fa paura. Ah, qui c'era la scatola quella, ti ricordi, con sì, tre lucchetti, una sì, chiave, una catena. Il cuore? C'era un lucchetto a cuore. No. E cosa ci trovavamo? Un capello. Bene, c'è tutta una scatola per un capello. Sì. Quello che fa ridere. Ah. Un gancio. Un ago piegato. Vedi cosa lo ti userà sei... come gancio. Vedi cosa ti sei messo nelle vene fino adesso. Praticamente sì. Abbiamo questo. Aspetta, come cambio? Lì c'è ancora qualcosa. Ah, così. Stai lì.
No. Ehi, no, 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 no. Va bene. Devi usare il fucile. Non troppo forte, te l'ha andata forte. Ma no, fucile! No, non lo voglio usare il fucile. Solo per emergenze. Tipo adesso. Ma usa. Ma non l'hai usato comunque. Ma se l'ho usato, cosa stai dicendo? Ho sparato un colpo. La TV accesa. Ah, le chiavi. L1. Metti la mano. Metti la porta. E yoi. Occhio. Non ferisce ancora. Adesso la picchio ancora. Poveretti. Senti. Senza pietà. Mi ha picchiato prima lei. Ma lo sta ancora picchiando da te. Aspetta, che per colpa di questo ho fatto tutto di corsa. Lì. Ok. Però è chiuso e c'è un punto interrogativo. E qua c'è uno stallo. Cavola. Forciato. Lì là c'è qualcuno. Sopra o sotto? Dove siamo noi? Lì. Sopra. Ma anche sotto in realtà non abbiamo visto questo lato qui. Ho capito, ma secondo me lo fai quando torni giù. Dico, facciamo prima giù o prima su? Prima su. Ho paura che sia più pericoloso. Un altro coniglio. Con un uccello però, che scappa. C'è scritto lì? La sento canticchiare. È là. Hey, are you okay? Go away! Don't be afraid, I just want to talk. Vabbè, non sa. Oh, ti ho preso in testa, eh. Ah. Guarda come te la dà. Cos'è che c'è? Eh? Cos'è che hai detto? Guarda come te la dà. Ma se non mi ha toccato. Ho schivato tutto. Per una volta. Riesco a capire se si sente il rumore del joystick. Sì. No, ah, in live dici? Live. Sì, sì, sì. Ma da fastidio. No, no. Non capisci ancora, no? Perché la stanza è ancora. Non è nulla. Ma tanto non abbiamo trovato un'altra. Oi! Beh, non te le dà. Guarda come te le dà. Wow! Ah! Hai visto? Ma col quadrato rosso, c'ha ste orecchie da coniglio. Mannequins? È di dietro, ci pensi? Poi guarda, ne sono capaci. Lo so. Osservazioni. Paziente numero 90. Giorno 1. E noi abbiamo letto il 91 o il 90? Tre ne abbiamo letti. Ma uno di questi era un 90 sì. Qualcosa. Il giorno 1, il paziente è stato trasferito per essere tenuto in osservazione. Malnutrito, respiro debole e evita il contatto visivo.
si agita in presenza di del personale, diventa irrequieto se qualcuno lo tocca. Chiaro. Giorno 2, il paziente rifiuta gli alimenti solidi, è necessaria l'alimentazione portata nasogastrica, somministrati gli antagonisti della serotonina per ridurre nausea e vomito. Giorno 3. Paziente immobilizzato per fare il bagno ed essere nutrito, preparare la sala trattamenti di conseguenza. Malnutrizione peggiorata, carenza di ossigeno, si sospetta autolesionismo, impossibile confermare. Giorno 4. Ho un brutto presente. Stava finendo di scrivere. E poi siamo a qua. Chi? Questo. Oh, lo hanno ammazzato. Ma no, dai, il dottore che scriveva si è ucciso, perché? No, no, il dottore, ho detto perché che ha smesso di scrivere? Sì, ma perché quello, se l'avranno chiamato per un'emergenza, quello si era ammazzato. Oh. Ah. Allora, freccine. Quindi quelle sono le direzioni. Dobbiamo trovare tre numeri. Ehi. Ma... ok. Li troveremo. Riparto interno al primo piano. Ehi! Perché? Ah, ok. No, e vedo James che gira la testa. Penso ai mannequins. Attento. Qui dietro c'è per forza. No. Qua. Dottor Andrews, abbiamo inviato le radiografie che aveva richiesto. Sembra tuttavia che la scelta fosse incompleta, in quanto una delle immagini risultava introvabile. Manderemo qualcuno non appena la troveremo. Mi faccia sapere se ha bisogno di qualcos'altro. Righe. Ma cos'è? Sono i fianchi? Devi contare le righe. Sì, ma sono i fianchi. È un bacino, devi vederlo così. Come conto le righe se sono 7 milioni? Giralo. Non puoi. Vabbè. Puoi ruotarlo? No. Comunque sì, si possono contare. Sì, ah, ci sono anche le altre. Ci sono anche le altre. Conti solo le righe più spesse. Credo che possano uscire dei numeri. Devi posizionarle correttamente. Quella va lì. Ma posso sopra. Girarle? Sì. Ok. Quella qua, va lì questa sopra, va qui. Sicuramente. E c'è la X. Sì. No, era giusto. No, mi sa che va qui invece. No. Va bo. E allora l'altra va lì perché c'era un'altra X. Qua? Sì. 4. È uscito con 4. Ok. Quindi ne serviranno altre. Ne serve un'altra per sovrapporsi. Ok. Aspetta. School trauma. Ne manca una. School trauma from childhood. Quindi trauma al teschio da quando è dall'infanzia. Ok. Cosa... quello cosa c'è scritto? Vecchia frattura. Ok. Devi trovarne ancora una. No, una. Ma perché ne... ok. Ne basta una per sovrapporre. Ah, sì, 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 certo. Sul letto non c'era niente. No, che letto? Su questo letto. Che letto? L'altro letto. Qua? Quello dietro. Qua ce l'ho appena entrato. Guarda bene sto letto, sta lenzuola. Di là cosa c'è, scusa? La stanza dove siamo entrati. Abbiamo fatto il giro. No. Perché? A me che avete messo in alto del coso. Il bacino. Il bacino dovrebbe essere girato per dritto e messo mischiato insieme agli altri. Ma le righe combaciavano, sì, no? Forse combacia anche quello.
Tanto dobbiamo trovarne un'altra a prescindere. Al massimo ne avrei tirato una. Ma ah, tranquillo. Però sono tre. E qua? Ma sono scoppio ritardato. Eh no, è fatto come Samara. Che non Samara De Grazia della radio. Ma secondo te posso fare un'uccisione stealth? Si può fare! Che sì, figo! Ehi, no, 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 no. Ok. Tipo Assassin's Creed, che figo. Ti giuro, non immaginavo una cosa del genere. Aspetta, che chiave abbiamo noi? Questo reparto interno al primo piano. L1. Stanza L1, dov'è la stanza L1? Dove siamo noi? L1 è di là. Però noi come ci arriviamo? Vabbè, Laura. Cosa Laura? Niente. Laura bisogna arrivarci. Sempre di là. Arrivaci. Ok, vado. Qua? Solo una chiave. Però no, non abbiamo. Ah, qua è il tetto. Vai a provare le chiavi che hai. Eh sì, infatti. Aspetta che non trovo la scala. Ok. Dai, fammi andare. Cattivi. Devo farmi il giro lungo. Dov'è? Dritto, 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 destra. Là. Ciao. Tanto Maria si riposa. Sì. E poi. Non serviva anche sotto qua una scala. Ah no, il cementerato l'abbiamo già visto. Allora. Salve. Guardi, non dissolvo. Continui pure a tombeggiare. Qua, scusa. Che chiave hai? Chiave del corridoio del primo piano. Usa. E chiave. Ma qua è aperto anche prima. Oh, dietro l'hai visto! Oh. Dietro la. Era dietro la poltrona. Qui no, qua era chiuso. Un'altra porta. Almeno c'era lei. Meno male. Ma questa foto. Secondo te l'ha scattata James? Non vedo perché avrebbe dovuto. Boh. Non mi sembrano colpi di pistola. Sembrano più ferite su un corpo. Ce n'è solo uno. Allora proviamo la stealth. No, ah, no, 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 no. Allora, aspetta. Io devo andare dritto, però. Aspetta, c'è. Prima provo queste due di qua. Ah, no, ma qui non servono chiavi. Questa si apre un attimo. Aspettate un attimo, sentite in live. Ormai ho messo in pausa. Sentito uno che faceva. Hai sentito un urlo? No, io ho sentito. Ah! No, l'ho sentito. Ah! Amore. Ma perché faccio così schifo? Oh! Oh! Che te ne dà? Non dici che non te ne dà? Vai via, va.
Dai. Non ha tanto, guarda là. Vabbè. E guarda qua. Oh! Guarda là, guarda qua. Ma questo è più semplice. Guardati anche di dietro, va. Chiudilo fuori. Ormai. Prima di qua. Che paura. Oh. Dove siamo? Oh. Aspetta che qua c'è un altro problema. Ok, scorta. Quella. Vabbè. Aia. E ride. Ma porca di una miseria, oh. No. Iniettati, bravo. Chissà cosa c'è dentro quelle siringhe. Fermano se c'è spengo la torta. In profondità l'antimuffa manda via per un po', la manda via per un po', ma poi quella cosa riappare negli stessi identici punti. Dobbiamo entrare lì dentro, demolire tutto se necessario e sradicarla. Cosa? La merda, la muffa. Cosa? Un antimuffa, guarda lì, sono andati via già. Conigli morti. Che razza di ospedale. Quella là così. Aspetta, lavagna. Aspetta. Ma no. Prima uccido! Vai. Lascia stare. Lavagna. Che non mi fa? No. Breakfast è un piano di lavoro. Dai, il line figure mi ha rovinato tutto. Vieni. Ma vomita anche lei. Ah no, c'è l'altro. Ma porca oh. Oh! Via. Ma l'infermiere non dai un nome? Adesso lo faccio. Brava che me l'hai ricordato. Beh, l'infermiere è Loredana. Perché Loredana? Mish lo sa perché.
arriva la differita te lo dice. Aspetta, ho mancato qualcosa. Le toilette. E anche il deposito. Ah, non c'è proprio la serratura. Mane qui? Ah no. Mane lì. È un bagno troppo piccolo. E qua cosa c'è? Non è manco segnata. Che bello. Cosa ridi? Loredana. Ah, Loredana. Adesso è arrivata. Oh, vai nel toilette. Con Loredana. Ma cosa manca? L'antimuffa dove lo possiamo usare, scusami? È da combinare. Chiave della stanza L1. Quando avrai la cosa giusta la capirai. Aspetta un attimo. Qui abbiamo l'L1. Tutto. Eh? Qui abbiamo guardato tutto. L'L1 è lì, però non... come ci arrivo? Detto è chiuso. Metti quella di questo piano. Ma lì non sei entrato. Dove? Dalla ricreativa e poi giardino. No, è vero, hai ragione. È perché c'era. Si divideva. Aspetta, qua c'è Giovanna. Povera Giovanna. No, Loredana. No, Loredana è l'altra. A ognuno al tiro. Oh, c'è dietro il tizio nel culo. È arrivata Loredana. No, 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 Giovanna. Boom. Ok. Loredana e Giovanna. Loredana e Giovanna. La coppia. Poverette, volevano solo un abbraccio. No, Barbara. Bartolina. Barbara. Barbara, lei è Barbara. No, anche qui. E lei? Lei Maria, Maria, Maria. Ma come Maria? No, Maria mica ce ne sono una. No, non qui. Non qui. Non qui, non qui. Non so che ti ha visto. No, non mi ha visto. Avrebbe corso, mi avrebbe già. Sì, infligge ancora. Scassala ancora di più. Picchia, finché picchia. Non esce sangue, sì, non è morto. Sì, bravo. Picchiala, picchiala. Non c'è niente. Picchia, picchia, picchia forte. Qua puzza di mannequin, eh? Dietro i carrelli. Qui? Drappeggio. Drappeggio. Mario Gianmarco. Giorgio. Non c'è un Giorgio con me. Ma adesso ne troveremo uno. Ah! Usa il... antimuffa no. Ago piegato non no. Non basta, ti serve un filo, un capello. Brava, vedo che ti ricordi. Un altro incidente con... 50. È uscito dalla piscina e ha... quindi c'è la piscina. Sì che c'è. E ha cercato di scappare dal giardino. Nel farlo si è tagliato profondamente. Grazie a Dio ero ancora lì. Era totalmente impazzito. Urlava. Gli inserventi lo tenevano fermo. Sono riusciti a malapena a ricucirlo. Per ora è nella sua stanza e sotto il sedile. Ho capito. E quindi tu devi fare quello che fa lui. Beh? Uscire.
Perché? Buttiamoci dalla finestra. Che c'è il drappo, è mira. Anche lui posso steltarlo. Per dire. Ce n'è un altro, là. Hai. Non ce li hai gli occhi, non mi rompere le scatole. Lì, lì, per terra, lì. Aspetta, che prima voglio... No, ti ho visto. Okay. Però l'altro no. Allora, più questo. Ah. Mi piace strisciare. Ma cosa fai? Ti ho visto, cioè... Ma dove va? Oh, ma gioca? Me l'hai spaventato, povero Giovannino. Aspetta che tocca a Mario. Ah, questo è Giorgio. Ma l'ho già detto io, no, ormai. Scusa, non l'ho sentito. No, no. Ma ecco, qua. Ok. Prendi quello. Ti piace la pioggia? Sì. Bello questo. È un la tavernetta. Non ci siamo entrati. No, è chiusa. Che c'è dentro? La tavernetta. Niente. No, è una luce, cioè. Però dall'altra parte c'è un drappo. Eh sì. Là. Dall'altro lato? Qui. Lì. Vedi. Trappeggia. È un gazebo. Ah! Ah! Dio! Io non avevo capito. Io me lo aspettavo in tutti i posti, ma non qui. Che bello questo giardino. Guarda che dettagli. C'è il foliage. Oh, ancora lì sei tu, Giorgio. Ah, è lui da dove? Da dove? Era un po'. Maria Carusa. Era lei. Eccola la piscina, bella, vero? Pulita. Aspetta, guarda i mani. Tanto dovrai entrare, secondo me. E adesso? Sì. No. Salvagente. Questo è un salvagente a piscina. Vado un attimo in bagno, vado, guardo dalla live. Botola. Quello è Pipino. Pipino. Tucca, coglione, ti ho ammazzato. Dio, oh, ma fanno sempre paura, eh. Basta, devo smettere. Sento ancora radio. E qui c'è un altro, lo so. Invece no. Cavo. Però cavo di cosa? Un cavo così a cosa serve? Puoi usarlo per il gancio? Per tirare su? Aspetta. Invece che il capello? Un grosso tubo lungo per uso medico. Ha una flebo quindi. Non posso combinare con qualcosa? Ci ficchi il... quello? O quello? Arriva. Ah, ok. Yeah.
male. Ancora? Ah, sempre lei! Aspetta. Sempre lei. Allora, dov'è qui il buco dove devi raccogliere? Qua, scolo. Aspetta, la piscina dice c'è qualcosa lì? Palesemente c'è qualcosa. Puoi scendere? No, non me lo faceva fare. Boh, vabbè. Aspetta, dove lo scolo? Destra. L'orecchio. Piscina. Ah, per la botola. Guarda che sono bene. Non c'è più. Cos'è sta roba? C'è più. Ah, ho svuotato la piscina. Ah, lui era qua sotto. Si alzerà. Un altro occhio. Si alzeranno? Sì. A me sembrano già morti. Rompere il muro. Che muro? Ah. Un braccialetto. Ok. Vuoi far... No, no. Sembrava che non ho capito se volevi scendere a fare un'altra cosa. Pausa. Andando a prendere bimbo. Pausa, vuoi staccare? Non so. No, se devo prendere B non posso seguire. Vabbè, devo, dai, ancora un guardare. Pausa, facciamo pausa. Va bene, facciamo pausa. Non è obbligatorio fare pausa. No, no.
about? Oggetti chiave. Oh, braccialetto sporco. Non l'ho più trovato. Adesso è tuo rimbagno. L'anno scorso una piscina con porta di numeri è coperta da sangue. Ah, oh, quindi ci sono dei numeri sopra. E il braccialetto da mettere alla mano. Buongiorno. Poi abbiamo l'antimuffa che non ho idea di dove usare. La chiave della stanza L1 che non ho idea di come usarla. Cosa devo guardare? Dov'è la mano? La mano? La mano... Ma c'ho solo un braccialetto, non ne serve uno tre. Di tre. C'è un tasterino. Dove? Una cassaforte. Mettere a vino la live sulla TV. Amici.
Ma qua è tutto bagnato. More, quando vieni in qua porti anche un pezzo di carta, per favore. Come si... È un pezzo di carta che c'è la scrivania bagnata. Intrattieni, Roba. Come si apre la mappa? Voglio solo vedere la mappa. Allora, noi abbiamo un punto interrogativo qua. E qua non siamo provati ad entrare. Dove siamo noi? Ah, qua. Nella toilette non siamo provati ad entrare. Ah, ma non possiamo. E vicino alla doccia anche c'è una porta che non abbiamo provato. Anche dove c'è l'ambulatorio 3 non abbiamo guardato tutte le stanze. Non abbiamo guardato le porte lì nell'ambulatorio. Guarda. La porta a sinistra. Qua manca una porta. Posso fare niente io. Non puoi fare niente. No, giochi tu contro l'infermiere. Sì, hai il piede. Ah, hai il piede. E ti sto addosso. Comunque non hai controllato delle porte. Torna indietro. Ma quali? Torna indietro. Qua c'è una porta. Qua c'è una. Non l'ho guardata bene. No, non la segno. Certo, non c'è la porta. Guarda. Fidati di me. Ma è chiuso. E questo. Ci sono due porte in quella stanza. Madonna. Apri il mappa. Va. Guarda. Una... ma se togli! Sto andando, l'ho vista. Aspetta qua. Ah! Ah, cosa? Dove può essere? Il tastierino. È sicuramente il tastierino. Sì, ma in che ordine? Quello. Può leggersi sia così che così. Proviamo tutte e due. Genio. Gigantesco comunque l'ospedale. Ci sta. Era grande anche in quello originale. Non così. Neanche gli appartamenti erano così grandi e dispersivi. Sì, ma... ok, però è un ospedale, quindi questo. E poi è ancora più grosso. Un ospedale? Dov'è il tastierino? Sopra. Sotto. Sopra. Secondo piano. Ok. E l'ascensore. Minchia, non proprio. Sono riuscito a mettergli la live, ma no. No, non la voglio guardare. Ah, ok.
Non vuoi aspettare tua mamma? No. Ti ho detto tanto, devo iniziare a risolvere queste cose. Ma era... schiacci il bottone dell'allarme? Non posso. Ma scusa, ma era in questo ascensore che c'era l'enigma? Non c'è nessun ascensore con un enigma. Come no? Dipende da quale dici. Quelli con le domande. Non è un enigma quello, è un... Vabbè, le domande. Era... sì, ma era nell'Otherworld. Originale, ragazzi, okay. Non è spoiler. La serie. Ah, qua c'è Giovanni. Qua sta Giovanni. Wow, l'ho proprio cecchinata, qui. Ahi, salve. Ma vengi, la porta vengi. Dietro. Penso di lettura. Evviva. Altri. Madonna. Che schifo. Guarda, spengono la luce e si fermano. Oh, la figa. Ottimo. Che oh. Che? Sei scemo. Perché se ne vanno tutti? Perché se nascondono. Oh. Oh, figo. Perché sono sicuro che uscirà qualcosa da lì? Mi danno da mangiare spazzatura e carne putrida, infestata da vermi e piena di nervi. Mi costringono a morderla. I liquidi rossi e gialli mi scendono in gola. Mi strozzo, ho i conati e vomito finché non mi fa male la gola. Conati. Conati? Vabbè, conati. Beh, è sempre stato conati. Finché non mi fa male la gola, un tubo di carne pulsante e dolorante, butto tutto fuori, ma ne sento ancora il sapore. Mi fanno il bagno nella sporcizia, nel sangue del piscio e nella bile sfregano delicatamente escrementi umani su tutto il mio corpo. Mi prude la pelle, si stacca come carta bagnata. Li supplico di smettere, ma non mi ascoltano. E poi mi rinchiudono con lui. Lui è sempre lì, ogni volta, più vicino. E il marciume appare quando c'è lui. Mi entra dentro e diventa me. Ok. Che figata di discorso. Ok, ma non risolve il problema. Io dove vado? Ah, giusto, radiografia. Dov'era? Non se l'ha segnato. No, mi sa terzo piano, sai. Forse è negatoscopio. Sì. Comunque. Se il video che avevi fatto, quello dove siamo andati nel posto abbandonato, abbiamo, e tu hai registrato facendo finta di essere James. Sì. Era in un ospedale terminale. Come questo. Figo. Ok. Ah no. Aspetta. Perché
Perché no? Vita. Ah, chiaro. Infatti era sporca un po'. Che figo. Ma non ha righe. Così. 4, 37, 12. No, 30, 37, 31. Può essere 37? Un 31. Un 31 con due stanghe. È un 37 questo. Allora, sì, è un 37. 4, 37, 12. Vuoi che lo scriva? No. Qua. Dobbiamo usarlo, mi sa. Allora 4 orario 37 antiorario 37 12 orario. Ok, che casino senza nulla. Sì. Scappano dalla luce questi. Ho capito questo. Vabbè, gli scarafaggi lo fanno. Se tu hai gli scarafaggi in una stanza e accendi la luce. Bracciale. Bracciale. Ma in mezzo a cosa? Sangue, carne, dita. Frida. Con dita, sì. Ho due braccialetti ora. Me ne manca uno. Cosa? Una chiave che non posso usare. Ma sei sicuro che non puoi usarlo? La porta è qui. Non ho modo di arrivare. Devi per forza passare da una scala. E il tetto non ci posso salire. C'è la mano. Che vabbè, sono le tre cose. C'è una cassaforte. Che non. Scusa, ma da quelle scale non puoi salire dove c'è il leone. Ok. Qua al primo ho fatto tutto. L'altra? Da quelle. No, la parte dove non hai fatto metà mi serve vedere. Ah, ok. Terzo piano. E quella allora, di scale. Puoi aprire, puoi accedere. Dove? No. Fammi ragionare. Ma è da qua? Ma è chiuso. Non ci sei provato da me. Ah già. Dovrai trovare una chiave per aprire quella porta. Devo guardare su. Prova la chiave L1 in quella porta lì. Ma se la chiave L1 è della stanza L1. Ma a me quella sembra una I. Sembra I1, I2, I3. Allora trovami la L1 in altre. Dovrebbe essere. Ah, è qua, vaffanculo. Io pensavo fosse no, una L. No, veramente. Sì. Mamma. Era una I. Come hai fatto a non capirlo? Ma guarda, mi fa male solo un po' la schiena. Aspetta, primo piano. No, secondo. Brutta stanza. No, no, io prima guardo i mannequini. Piano, piano. Letto ribaltato. Sì, ma altro. Anche fosse io questo, dove lo metto?
Oh. 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 Qualunque cosa sia, è andato di là. Allora, bisogna salire qui. Ok. James. James. Ok. Oggi hanno portato la ragazza, non ha fiatato. Poverina, se ne sta lì, con la testa tra le mani, tremante e piagnucolante. L'ho fatta sedere nel letto all'angolo e sembra che si sia un po' calmata. Credo che mi abbia persino sorriso. La torcia anche dichiarato. Non c'è niente. È qualcosa che si muove tra le pareti, non so. Però non è uno scarafaggio, è qualcosa di più grosso. Uno scarafaggio. Ma cosa? Dove va? Si mette nelle pareti. Ma che spazio è? Entra nelle pareti. Ah, è proprio il mezzo del cartongesso. Madonna, ma io non entrerei mai in un posto così. Quando ero film vedevo un piccolo, vedevo un film horror che aveva degli zombie tipo comunque morti che giravano, guarda che claustrofobico, nelle pareti. Spingi? Che ansia. Respira, James. Calma. Ma che cavolo di assurdità. Chiuso. Che devo fare? Ah, sì. Drappi. Ma dove sono? Cartelle cliniche nell'archivio. Primo piano. Perché non mi aiutano? Perché? Anche prima abbiamo trovato un biglietto che parlava di mi costringono a stare con lui. Fatemi uscire. Ah, déjà vu. Ma come no? Ah beh, giustamente la chiave col toro non serve, non c'è la scatola. Stai guardando bene che non lasciamo qualche braccialetto. Sto guardando tutto, Bea. Eccolo. Scusami. Oh! Oh!
Ma tutto sto casino fai tu? In mezzo ai libri. No. Oh. Forse c'è. Ha spostato tutta sta roba. Cos'è che c'è? No, pensavo ce n'era un'altra dietro. Dov'è la mano? Secondo piano. Aspetta. Ok. Questo ancora non puoi usare l'ascensore. Eh? Non puoi usare l'ascensore. Sì? Sì. Sì. Usalo. No, con la scala faccio prima. L'ascensore devo chiamarlo e aspettarlo. Beh, aspetta. Faccio prima. Picciolo il direttore. Ma a caso li metto? No, guarda la posizione dei cinturini. Si vedono dei numeri se li prendiamo. Gira bene poi. Gira. No, aspetta, aspetta. Ma non ce n'è altri dietro però. Tira giù. Sono i loro numeri. Quello giù tutto e lo giri al conto. Questo lo tiro giù tutto. Sì. E lo giri con la linguetta di là. Non c'è niente. Prima che li mettessi c'era la loro ombra e avevano una posizione. Togliti tutti e guarda come sono messi con... Non li posso togliere. Vabbè, girali tutti da tutti i lati. Sono più numeri. 71. È una combinazione. Vabbè, quello è chiaro. Per la cassaforte sono 92. E da dove li prendi sti numeri? 794. Ma il problema è io. Come faccio a capire che questo è l'ordine giusto? Non abbiamo letto qualcosa a riguardo. Sono i numeri dei pazienti? In teoria sì. No, vai a leggere proprio paziente numero paziente 50, paziente 90, paziente 130. 130, 90, 50. Vedi se ci sono. Cioè non vedo in... Non vedo cosa dovrei capire. Il fatto che la sagoma non c'è più vuol dire che non ci serve sapere la sagoma cos'è. Però hanno tutti aspetti diversi, cioè, uno è scarabocchiato, uno è sanguinato, l'altro è tipo porco marcio. Quindi sono uno il primo, uno è quello che si taglia. Dobbiamo leggere... Uno è quello che scrive i biglietti la tipa e l'altro. Ma dobbiamo leggerli in ordine, tipo quali sono i primi. Tipo questo è il primo. Ricordo che ero in acqua. Ma non ci sono delle date? No. Ah no, aspetta, questo non è la... Comunque il 71 c'è sul... Questi sono. Allora, questo
Questo è quello che violenze improvvise, allucinazioni visive uditive. L'acqua non ha effetto calmante. Allucinazioni sensoriali, disegno. Insonnia, rifiuto a cibo e acqua. Alimentazione, idratazione forzata, buoni necessari sonniferi. No, secondo me è Cristina. Allora, fammeli vedere, scusa. Braccialetti. Sì, abbi pazienza. Allora. Quello con gli scarabocchi è riferito a quella che abbiamo trovato gli ultimi scritti, che diceva lasciatemi andare. Quella è quella che scrive. Sei sicura? Io ti dico cosa deduco. Quello col sangue, quello l'autolesionista, quello che si tagliava. E l'altro è l'ultimo che rimane, adesso non capisco quel marrone cosa sia. Ok, come sappiamo qual è l'ordine giusto? Allora. Ma sono i numeri di cosa, secondo fammi te? Della cassaforte. Ma sì, ma riferiti a cosa di questi pazienti? Mi guardate un attimo, intanto. Manu, sì. Un attimo, fino alla cassa. Ah, ma questa cassaforte. Aspetta, allora sti numeri, a che cosa mi devo usare? Non ci sono combinazioni da mettere. Magari non ancora. Ok. Mettiamo caso che noi capiamo cosa dobbiamo fare dopo. Me la fai rivedere. Ah, però c'ha la chiave. Eh no, allora secondo me metteremo i braccialetti in un modo e sta mano si aprirà. Sì. Prova a invertire questi due. Perché c'è il segno qua della mano. Dove... Ma vaffanculo, noi stavamo guardando i numeri. Io l'ho notato, però non pensavo. No, noi stavamo guardando i numeri, invece bisognava guardare no, la no, forma ma io l'avevo del... anche notato, però... Chiave del ripostiglio del direttore. Ripostiglio del direttore. Quello... Aspetta che salvo. Dissociatevi. 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 Ma si avvicina sempre di più con la faccia. Ok, dammi una spiegazione di questo enigma, però non farmelo fare alla cieca, ti prego. Eccolo qua. Eccolo. Ok. Forse aspetta che lo fotografo. Però. Aspetta. Intanto li metto nella forma giusta. Questo è il primo. Perché il muso? Questo è lui. Questo va qua. Questo va qui. Questo va qua davanti. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chi se li ricorda i numeri e i simboli? Sì. Cosa si è segnato? Ah, l'ordine io l'ho fotografato. Se non si è segnato i numeri, però vuol dire che non servono. Ma sono se li ha segnati già in ordine, non c'è bisogno dell'ordine dei numeri. Però lì non ci sono 9. Ehi, no, voglio il pulsante. Metti il pulsante. Questo reset. Però aspetta. Non ci sono 9 spazi. Scusa, la registrazione dice sempre la stessa cosa. Stessa cosa di prima. Sicura che la stessa. Allora il braccialetto. Aspetta, aspetta. Ogni simbolo rappresenta un numero. Il braccialetto ci ha mostrato quali, come i numeri che dobbiamo mettere. Dobbiamo guardare ogni singolo cosa. Ce l'ho associato. Qua i numeri. I braccialetti non sono lì. Non ci serve che ci vai. Sì, il braccialetto. Ma non sono lì. Hai il braccialetto segnato? Ma sono qui i braccialetti. Ok. 92, 45, 71. Segno. No, Ce l'hai allora.
Bisogna vedere i simboli però quale corrisponde a quale. Allora 95 no 9, 92 9 2 c'è... luna no c'è cerchio triangolo e 9 che cerchio triangolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fammi vedere il libro illuminati più greco storto voglio vedere il libro illuminati ne facciamo una alla volta allora illuminati pi greco strano ok poi cosa? La mano i numeri ma no non avevo la mano era la live che era indifferita ho detto fai una foto ma vabbè sto qui tanto 45 aspetta maschio Marte maschio Marte cerchio, Sole maschio e poi 71 sì sì quindi femmina strana lunosa no è Mercurio luna e l'ultimo l'occhio non so. Questo è il primo sì. Donna no. Toro detto. Detto c'è anche un piglietto le loro immagini erano diventate sfocate si erano fuse tra loro non riuscivano più a capire ma che cazzo lo dico ma se smetti con sta suoneria le loro immagini erano diventate sfocate. Si erano fuse tra loro. Non riuscivo più a capire. Non credo di poterlo fare, ma forse tu puoi. Con questo andrai dove devi essere, anche se forse non nel modo in cui vorresti. E proverai sicuramente dolore. È inevitabile. Ok. Aspetta, grazie Giovanna. Ma Giovanna non l'abbiamo uccisa prima. No, un altro. No, non è io come mi sono dato la stacca. Non capisco niente. Si blocca continuamente. Non so come. Guarda questa come muore. Allora, però siccome io. Cioè, mi baso su quello che succede nel tetto nell'originale. Aspetto, mamma. Poi tra poco ci completamente? Sì. Tetto e poi basta. Non so neanche io cosa sia successo. Boh. Era in casa, mi chiamava da un'altra realtà. Sei serentile che... Per poi dirmi niente ho fatto. Mi ha messo giù. Cos'è che avevi detto la prima volta che eravamo saliti su un tetto, Bea? Buco! Che non abbiamo una bella esperienza con il tetto. Ecco. Oh, come riprendo quelle? Cos'è che c'è? Per ora non c'è niente. Per ora. Tieni l'arma pronta. E cari. Mi sa che servirà poco. Fammi provare una cosa. Ok. Oh. Lì è dove nell'originale ti butta giù. Ah, sì? Sì. Quindi non ti butta lì. Però non torno da neanche come déjà vu, quindi non è vero. E invece... aspetta. Perché ci puoi arrivare. No, mi sa che adesso ci dà il déjà vu. Sì. Ah. Qui piramide ti fa cadere. Che brutta esperienza. E non posso aprire la mappa. Vabbè, ti fa arrivare nella sala dei pazzi. Nella sala dei pazzi? Sì. E c'è l'isolamento, però. Ah. La sala dei pazzi non era molto chiaro. No, infatti, non era chiaro.
9 maggio, piove. Ho passato tutto il giorno a guardare i fiori fuori dalla finestra. Qui tranquillo, non c'è niente da fare. Non mi permettono comunque di uscire. 10 maggio, piove ancora. Ho parlato un po' con il dottore. Mi avrebbero salvato se non avessi avuto una famiglia da sfamare? So di essere una persona debole e patetica. Non tutti possono essere forti. 11 maggio, ancora pioggia. Oggi non mi sento molto bene a causa delle medicine che sto bene. Che se sto bene... A causa delle medicine. Se sto bene solo quando sono stato sotto, sotto effetto di droga, allora chi sono davvero? 12 maggio, piove come sempre, non voglio più causare problemi a nessuno, ma so di essere d'impiccio. È davvero così un peccato scappare invece di combattere? Alcuni direbbero di sì, ma loro non devono vivere nei miei panni. Forse da egoisti, ma è ciò che voglio. È dura vivere così, fin troppo dura. 13 maggio, oggi è venuto il dottore, ha detto che presto sarò dimesso. Che è ora di tornare a casa. Dovrei essere felice, ma ho paura, così tanta paura. Mi sento come se stessi per succedere qualcosa. Come l'ultima boccata d'aria prima di una lunga caduta, ma dentro di me so che è troppo tardi per tornare indietro. Chiuso. E quindi? Oh! Beh, non è così alto. Beh. Nell'originale cadevi di minchia, tre piani. Un volo. Ah, braccia allargate. No, però cadevi da molto più in alto. Dove siamo? Non so. Ma in tutto questo noi... Credo di sapere dove siamo. In tutto questo noi abbiamo abbandonato Maria nel suo letto. Laura. Dai, facciamo Laura e poi basta. Sì. Dai. Andiamo da sta Laura almeno. Da Laura. Da Laura. La Lauretta. Lauretta. Proiettili, proiettili, cure. Altre cure. Non è un buon segno. C'è la scorciatoia. Laura canticchia. Hai una cuffia o due? Due. Sento cantare. Dagli una, Bea. No, non sento l'altra. Vabbè. Chissà com'è stare qui. Ma perché non mi chiedi mai, mamma? Dimmi, tu che ci sei stata? Com'è? Qui. Qui. Dai. Non ci sono più quelle... Quelle camere lì. Qua in Italia. Oh. No, ma come déjà vu? Lasciamolo, girra, girra i numeri. No, girra. Girra, ma girra. Dai, cioè... Il nostro amico girra. Dai, Bea, non puoi stare senza... Ma sento! Laura? How do you know my name? Eddie told me. That big, fat blabbermouth! Laura, why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? I just do. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. I won't, please, just
I need to know. Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying. Laura, I'm sorry. Fine. Don't believe me. See if I care. Hey. Let go. I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But there's something I gotta get. Laura. It's important. What is it? A letter. For Mary. What? I hid it. In there. This is where you left it? It's in the back. Behind an old pipe. Okay, wait here. Laura? Ha ha! Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. It's the magic word. Laura! Nope, that's not about it. I guess I won't open it. Get out of here, you rat! In your dreams, bark face. Please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face! Faccia di cacca. Bravo, James. Io odio sta bambina. Ehi. Però una sola. Eccoci. E adesso? Sì, aspetta. Oh, è la prima boss fight del gioco, eh. Dopo piramide. Oh, ai 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 ai. No, 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 sì, la mappa. Aspetta. Via, via, via. Ok. Ok, devo. Ma che cazzo? Sì, certo. Non era il metallo. Bastardo. È difficile. Dov'è? Dai! Ma sono stupido, eh. Dai, James, concentrati, per favore. Mamma, che ansia. Ai 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 ai. Aio, oddio, che brutto che è. È un ragno. Dove vai? Di nuovo? Io continuo ad aprire la mappa. Oh!
Porca miseria. Mi assord... Oh, ma urla, mi stordisce. Madonna, che ansia, che ansia, che ansia. Madonna, James, ti devi muovere però, sei un mattone. Aia, Dio. Ok. Cazzo di flash lips. E adesso? Finiscila così. Finisci. Basta. Basta. Bravi ragazzi. Bravissimi. Hai visto che roba che hanno fatto? Wow. Eccoci. Ecco, adesso. Adesso si inizia da capo. Guarda, sono. Sei otherworldato. Sai dove sono? Sotto sopra. No, nel giardino. Un salvataggio almeno me lo dai prima di staccare. No. La sedia. Però c'è una sedia a rotelle se vuoi. Stanza numero, sintomi iniziali, iperfocalizzazione, diagnosi attuale, potrebbe guarire. Raccomandazione: non fermarsi di fronte a nulla. Non si torna più indietro. Eh no. Va bene, io trovo. Ok. Il salvino. Il salvino che salveggia. Va bene, da James, dallo stato dissociativo e dall'ordine dell'ospedale è tutto, ci vediamo nella prossima cucca. Ciao! Ciao! Ciao.